Il 27 gennaio di ogni anno si celebra a livello internazionale la giornata della memoria per commemorare l'olocausto degli ebrei, per ricordare l'apertura dei cancelli del campo di concentramento nazista di Auschwitz nel 1945 ad opera delle truppe dell'Armata Rossa. Al di là di quel cancello, oltre la scritta Arbeit macht frei, lavoro rende liberi, apparve l'inferno e il mondo vide per la prima volta da vicino e conobbe lo sterminio in tutta la sua realtà. Il giorno della memoria è un atto di riconoscimento di questa storia. La necessità non di ricordare della giornata della memoria come fatto simbolico, formale, di ricordare per capire. È una Toscana che vaccina le nuove generazioni contro il razzismo, contro l'antisemitismo, contro la violenza politica, l'idea dell'oppressione. Il giorno della memoria non vuole misconoscere gli altri genocidi di cui l'umanità è stata capace, non è omaggio alle vittime, ma una presa di coscienza collettiva del fatto che l'uomo è stato capace di questo, la consapevolezza di quel che è accaduto, che non deve più accadere, ma che in un passato ancora molto vicino a noi, nella civile e illuminata Europa, milioni di persone hanno permesso che accadesse. Per tanti secoli l'insegnamento anti-ebraico in Europa è stato violente, è stato forte e quindi questi segni purtroppo non si cancellano nemmeno in 50 anni. I nazisti, i nazifascisti non sono riusciti in quello che volevano, c'erano state le leggi razziali, c'erano state le persecuzioni, c'erano state le deportazioni, però nonostante questo noi siamo qui. Per il nono anno consecutivo da Firenze è partito il treno della memoria con più di 500 studenti delle scuole superiori toscane, dal binario 16 di Santa Maria Novella ai cancelli dei campi di concentramento, ripercorrendo per non dimenticare le vittime della follia nazista. La cosa che mi ha colpito è l'intensità dei loro sguardi durante i campi, sia di concentramento di Auschwitz che di sterminio. Si vedevano che apprendevano la sofferenza che era presente. Una mostra fotografica dal titolo Firenze 1944 riapre la scuola ebraica, inaugurata al primo piano di Palazzo Bastoggi in via Cavour 18, ricorda l'entusiasmo di adulti e bambini che poterono tornare a respirare aria di speranza e di libertà con la fine delle persecuzioni e delle deportazioni. Una mostra organizzata dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con la comunità ebraica e l'Università di Firenze. Vedere via Farini con queste immagini vive nel giorno della Shoah significa vivere questo momento così drammatico avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale con la sensazione di una prospettiva di ripresa, di rilancio. Con le macerie per le strade, con le famiglie che non avevano il pane, si pensasse di rifare la scuola, cioè di guardare avanti restituendo ai propri figli un luogo di educazione.